Il carnevale è il periodo dell'anno in cui rivivono con maggiore intensità usanze che nell'Euregio vantano una tradizione secolare. Particolarmente suggestivo e variopinto è il corteo in maschera Mullerlaufen nel Nord Tirolo. Un buon motivo per passare a Rum, pochi minuti da Innsbruck, dove si tiene il grande Mullerumzug. Vi do il più caloroso benvenuto qui a Rum. Rum fa parte dei cosiddetti Marta-Dörfen, cioè i paesi di Mühlau, Arzl, Rum, Taur e Absam. E quest'anno è il nostro turno di ospitare la grande sfilata. E ora si parte. Sono presenti 10.000 persone e 800 persone coinvolte. Un evento scoppiettante e una sfilata super. Buon divertimento. Le maschere principali del corteo di Rum rappresentano le stagioni. Halbweise la primavera, Melcher l'estate, Spiegeltuxer l'estate al suo culmine, Zageler l'autunno e Zottler l'inverno. Tutte insieme inscenano la lotta della primavera contro l'inverno. Ogni figura ha un movimento assegnato e tutte impersonificano la lotta della primavera con l'inverno, e cioè quella dell'Halbweisen con lo Zottler. Il cosiddetto Mullerlaufen a Rum funziona così. Per primi sfilano i messaggeri, le streghe e i Klefler. Poi è il turno delle quattro figure principali. Alla fine arriva lo Zottler, cioè l'inverno, e fa un movimento come quello della rana, ossia si piega sulle ginocchia e stende la parte superiore del corpo. Poi gli si presenta innanzi il Halbweis, cioè la primavera. E così ha la meglio sull'inverno e possono davvero iniziare la primavera e l'estate. Questo è il momento principale dello spettacolo. Il Mullerlaufen vanta antiche origini e si tramanda da generazione in generazione suscitando uguale interesse sia tra i giovani che fra i meno giovani. La cosiddetta Mullerlaufen c'è da moltissimo tempo. Le prime tracce le troviamo al Tribunale di Taur nel 1642 e parlano, in particolare, dei comuni di Arzl, Rum e Taur. E questa è la prima testimonianza storica in assoluto con riferimento alla Mullerlaufen. Invece, rispetto al Rumer Muller, siamo in possesso di una maschera molto antica che è stata analizzata secondo la tecnica C14 e datata di conseguenza all'anno 1675, quindi circa 40 anni dopo il precedente reperto. Ed è perciò chiaro che a Rum aveva già luogo il Muller. Plus minus 40 Jahre, so genau kann man es nicht sagen, und als keine mehr sagen, da hat es die Rum, die Muller schon gegeben. Non stupisce quindi che il Tiroler Mullerlaufen dal 2011 rientri nel patrimonio culturale dell'UNESCO. I Rumer Muller, che ne sono orgogliosamente parte, si differenziano per molteplici aspetti dalle maschere dei vicini Marta-Dörfer. All'apparenza i costumi sono molto simili, ma se si osserva più attentamente si trovano alcune differenze. Ad Abstam, per esempio, gli Zottler sono neri, cosa poco tipica. Anche rispetto allo svolgimento, negli altri tre paesi, l'inizio è riservato agli Zottler, mentre nel nostro caso al Halbweis, cioè alla primavera. Caratteristica del nostro carnevale, a Rum, è anche la simbologia delle quattro stagioni. Ogni figura della sfilata l'abbiamo associata ad una stagione. Gli altri utilizzano invece solo le figure dell'estate e dell'inverno. Lo spettacolo variopinto, i costumi sfarzosi, una tradizione che si tramanda da secoli e soprattutto il forte senso di appartenenza sono tutti elementi che fanno del Tiroler Mullerlaufen qualcosa di unico. Una cosa è certa, ora la primavera può fare la sua comparsa nell'Euregio. Cari amici e amiche, grazie per essere stati con noi. Credo sia stato un fantastico pomeriggio. Se non volete aspettare la prossima sfilata a Rum nel 2023, ricordate che ogni anno la organizzano a turno anche i paesi di Mils, Absame, Taur, e così non perderete mai questa esperienza. Grazie e arrivederci a presto.